Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è uscita la notizia dell'evento di domani, ovvero 6 ottobre, il Critical Threat, Sephiroth, The Arrival, dove praticamente avremo il personaggio di Sephiroth come boss fight e non come personaggio giocabile, anche perché il personaggio giocabile è già disponibile tra di noi, ovvero Young Sephiroth. Che cosa c'è da dire da questo evento? Andiamolo a vedere insieme, traduciamolo e ovviamente iniziamo a capire un pochettino che cosa succederà. Allora, ovviamente abbiamo il banner bellissimo, il Critical Threat, dove appunto abbiamo al solito il messaggio del grazie per giocare ad Ever Crisis, il team eccetera eccetera, dove praticamente a partire dal 5 ottobre alle 7 p.m. che da noi sarebbero appunto le 4 del mattino di giorno 6, quindi tecnicamente si parla domani per noi, l'evento Critical Threat Sephiroth verrà comunque rilasciato. Un nemico formidabile, ovvero Sephiroth, viene praticamente riflesso nella battaglia del simulatore, quindi sarà disponibile appunto nelle battaglie simulate nella sezione co-op. Stands before all players, quindi sarà praticamente a disposizione di tutti quanti i giocatori. Vincendo la battaglia contro Sephiroth si potrà ottenere un Victory Draw Ticket, per un esclusivo draw, quindi per un pool esclusivo. E si potrà inoltre ottenere l'arma limitata per anzi si potranno ottenere si potrà ottenere un'arma limitata e le specifiche weapon parts per un personaggio nello specifico. L'evento per l'appunto sarà il 5 ottobre alle 7 p.m. per OPDT, che da noi vi ricordo sono le 4 del mattino di giorno 6 ottobre. Come si farà a giocare? Defeat Critical Threat Sephiroth e si otterranno comunque dei draw tickets. L'evento di Sephiroth praticamente sarà disponibile tramite il pannello event, quindi eventi nella home screen come sempre, e avremo la possibilità di ottenere questi ticket vittoria sconfiggendo Sephiroth, che potranno essere utilizzati per appunto effettuare un pull in questo banner, in questo Victory Draw. E ovviamente è normale che il personaggio nello specifico sia Young Sephiroth. Infatti nel momento in cui avremo a disposizione diversi ticket potremo effettuare le pull, e ovviamente riceveremo diversi ticket in base alla difficoltà del livello, quindi sarà molto molto interessante fare le difficoltà più alte proprio per ottenere più ticket e quindi successivamente pullare. Quindi sarà bello fare le coop insieme in live, perché faremo comunque le coop insieme in live, e successivamente pulleremo insieme e quindi faremo l'uno e l'altro, quindi figo. Si potrà aumentare anche il livello di questo banner acquisendo tutti i jackpot prize, quindi ci saranno anche dei premi jackpot da poter ottenere. Quindi funziona, allora praticamente funzionerà un po' come altri giochi, nel senso che ci sarà una sorta di pool da questa mega cassa, chiamatela così, come una sorta di mega cassa, in base ai ticket. Nel momento in cui noi troveremo il jackpot prize, quindi il premio jackpot, che sicuramente sarà l'arma, le memorie, le weapon parts eccetera eccetera, si potrà aumentare la tier di questa cassa. C'è un sistema molto simile su Romancing Saga, per chi ovviamente lo conosce, dove nei vari eventi è possibile ottenere per l'appunto dei ticket da poter utilizzare all'interno di questi mega banner, e nel momento in cui si otterrà il primo premio si potrà passare alla cassa successiva e così via. E ovviamente man mano che si pulleranno all'interno di questi, diciamo, di queste casse, si potranno ottenere diversi oggetti, quindi credo che sia lo stesso funzionamento, quindi già so come funziona e potrò spiegarvelo nel dettaglio non appena ci sarà l'evento. E ovviamente ogni cassa, in questo caso ogni Victory Draw, ha praticamente dei premi che saranno classificati per ogni livello.
Per ogni livello ci sarà un set di premi jackpot e una volta ottenuti tutti i premi jackpot si potrà passare al livello successivo. Una roba del genere esiste anche su Brave Exvius, per chi gioca Brave Exvius, dove praticamente si va a pullare all'interno di queste mega casse e una volta ottenuti tutti gli oggetti principali si passa alla cassa successiva. E infatti nel momento in cui si avanzerà nella cassa successiva tutti i premi verranno cambiati e quelli della cassa precedente che vengono lasciati in sospeso non potranno essere ottenuti, almeno se funziona nello stesso modo sarà lo stesso. Ecco, vedi, c'è scritto, una volta che si avanzerà di livello non si potrà ritornare al livello precedente, ok? E quindi è la stessa identica cosa che c'è anche su Final Fantasy Brave Exvius, quindi proprio identico meccanismo. Questo evento potrà essere sbloccato una volta completato il capitolo 1 della sezione 3, episodio 6 di Final Fantasy Crisis Core, quindi bisognerà comunque progredire nella storia per chiunque non l'avesse ancora fatto. Altre note, che vabbè, questi sono gli eventi che possono avere delle modifiche senza notifiche, eccetera, eccetera. Questo alla fine, ovviamente, sono tutte notizie già abbastanza ovvie, anche che i Victory Draw Tickets praticamente non potranno essere utilizzati dopo l'evento di Sephiroth, quindi verranno praticamente tolti dal nostro inventario, e questo evento potrebbe riapparire in futuro. Questa potrebbe essere una cosa interessante, perché magari si ha la possibilità appunto di poter riottenere queste armi, quindi avremo una nuova arma per Sephiroth, weapon parts per Sephiroth, molto comoda in realtà questa cosa per me, perché vorrei tanto un limit break sulla Unibi, quindi magari utilizzerò le weapon parts. Memorie di Sephiroth, che a me comunque non servono perché ho già maxato tutto per ora, però nel momento in cui si raggiungerà il livello 55 effettivamente ci si potrà pensare. Quindi questo è fondamentalmente l'evento di domani, un evento che praticamente dovrà essere farmato letteralmente, perché bisognerà ottenere tanti ticket, ma veramente tanti, per ottenere tutti i premi possibili e immaginabili all'interno di queste mega pool, di queste mega casse. Quindi sarà divertentissimo farle insieme in coop, pullare e poi successivamente anche scambiarci magari le idee e le opinioni per quanto riguarda quest'arma, per quanto riguarda il tutto, quindi sarà molto molto divertente, almeno per me. Quindi vi do già l'appuntamento a venerdì praticamente, quindi domani sera, ovviamente come sempre, dove faremo l'evento insieme, pulleremo e cercheremo anche di stare un po' in compagnia. Parleremo anche dell'evento del dungeon ranking, magari proveremo qualche run per tentare di migliorare il mio score con le nuove armi di Sephiroth, che magari possono essere comode per statistiche e tutto, perché le armi free to play saranno ottime da questo punto di vista per aumentare le stats. Detto ciò, noi ci becchiamo a questo punto stasera in live su Twitch per il progetto Way to Rebirth, quindi giocheremo praticamente Final Fantasy VII Remake in attesa del capitolo Rebirth. Abbiamo già cominciato giovedì scorso, continueremo oggi, quindi vi aspetto stasera se volete stare ovviamente in compagnia, e domani invece vi aspetto con l'evento di Sephiroth per farmarlo insieme, pullare e parlare un pochettino come sempre del gioco di Evercrisis. Detto ciò, io vi auguro buon proseguimento di giornata, spero di potervi ribeccare presto e alla prossima. Bye bye.